Senatore Candiani, come sono dal vivo i senatori a vita? Molto trasparenti, anzi direi addirittura invisibili, visto che in se stesso non si presentano da quando sono venuti per fare la fotografia di rito, poi non si sono più presentati in aula. La dottoressa Cattaneo è venuta per due volte e poi è sparita. Sappiamo peraltro che il maestro Abbado ha dei problemi di salute, ma certamente non ci sono giustificazioni per il dottor Rubbia e certamente per l'archistar Renzo Piano. È stata una cosa molto fastidiosa questa, anche perché abbiamo parlato di temi come nel caso del decreto sulla cultura e sul rilancio di tutto quello che riguarda il settore delle scienze, che li riguardavano direttamente, con le stesse motivazioni che ha adotto il Capo dello Stato per nominarli, quindi alte motivazioni nel campo culturale e filosofico e ancora scientifico, ma questa gente non si è presentata in aula né in commissione per dare il proprio contributo. E allora veramente c'è il sospetto forte, a questo punto direi più che fondato, che come già è stato dichiarato questi non siano lì per partecipare al dibattito politico, ma siano lì semplicemente per garantire il voto di fiducia quando al governo verrà meno la fiducia del Parlamento.